Senatore Desiano, si presenta la lista di Castagna, anche lei è intervenuto per sostenere questa amministrazione. Credibilità è stata la parola chiave. Certamente sì, io con gli amici stiamo sostenendo la lista di centrodestra a Casamiccia, la lista del candidato sindaco Castagna, l'ho detto nel mio intervento, è credibile Castagna per quello che ha fatto precedentemente. Quindi ha tutte le carte in regola con la sua squadra di poter ben governare nella continuità. Sindaco Giacomo Pascale presente per sostenere Castagna quest'oggi, lei che ha affiancato il sindaco in questa battaglia del terremoto. Ecco, fiducia, credibilità, continuità per il futuro. Sì, ho notato entusiasmo, ringrazio dell'invito che ho avuto da Senese, Silvitelli, Castagna, tutti gli amici candidati mi hanno invitato. Non è una solidarietà a parole, io penso che sia molto importante il rapporto istituzionale che si è creato, siamo accomunati come si dice dallo stesso destino in questo momento, uscirne da soli sarebbe egoismo, uscirne insieme è la politica, io penso che noi dal punto di vista istituzionale possiamo e dobbiamo ancora fare tanto, il percorso che è stato intrapreso sicuramente anche in relazione alla legge che ci consente determinati interventi non è tutto, ma è tanto per partire, siamo partiti insieme, io penso che l'Acquamena e Casamicciola possano e debbano anche guardare oltre insieme, perché sono due comuni che hanno tutto per non essere divisi e quindi anche progetti di sviluppo futuri come una mobilità sostenibile, quindi un piano di trasporto intercomunale, un piano urbanistico intercomunale che parta dalla zona ammalorata dal sisma ma si estenda ai due territori sia quando mai opportuno. Non so, ho un grosso rispetto di quella che sarà il voto dei cittadini di Casamicciola Terme, appare evidente che io continuerei ad avere rapporti istituzionali con tutti, ma è evidente che se Casamicciola scegliesse la continuità rinnovando la fiducia a Castagna, noi praticamente con loro siamo già in sintonia e sotto l'aspetto politico e sotto l'aspetto umano e sotto l'aspetto istituzionale. Onorevole Di Scala, anche lei presente per sostenere Castagna, tutta l'amministrazione, in realtà un commento su questa serata e perché no anche sull'operato di questa amministrazione. La serata è stata entusiasmante ed ho apprezzato in particolare l'entusiasmo, la voglia, l'unione di questi candidati, la coerenza e la lealtà. E soprattutto anche il coraggio di tanti di loro che hanno operato delle scelte di campo anche effettuando delle rinunce che magari sono costate care ma che comunque li premieranno e ne sono certa. La partecipazione è immensa e questo mi dà la prova di quello che sto percependo nelle strade e cioè della forza di Giovan Battista Castagna che ha convinto come amministratore anche dopo l'emergenza terremoto. Ha fatto con poco clamore, perché è un uomo umile, con una forse effettiva mancanza di comunicazione, perché mi perdoni Giacomo Pascale, non è istrionico come Giacomo Pascale, ma ha fatto quello che doveva fare un sindaco, ha mosso tutti i passi giusti con coraggio e con forza presso le istituzioni competenti senza avere appoggi istituzionali forti, perché le forze di maggioranza sono altro, ed è riuscito ad ottenere quello che vedremo e che porterà a compimento nel prossimo quinquennio. Sono convinta che il 27 maggio sarà lui nuovamente eletto sindaco a clamore di popolo.